Ma come, non sai che questo ragazzo? Lui è Levi de Verde, campione olandese del Team Gullit, e oggi vi porto le tattiche del suo incredibile 4-2-3-1. Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come detto nell'introduzione, vi porto un video sul 4-2-3-1 e niente po' di meno che quello di Levi de Verde, che è un po' stato negli ultimi anni il maestro di un modulo che sembrava caduto abbastanza in disuso. Lui l'ha tenuto sempre in vita e quest'anno, secondo me, è degno nuovamente di calcare palcoscenici importanti. Levi l'ha utilizzato a lungo, l'ha utilizzato anche recentemente nell'ultima FC Pro Open Qualifier che si è disputato a Londra, ottenendo proprio uno dei 16 prestigiosissimi posti per il torneo che inizierà lunedì 27 novembre. Ma detto questo, andiamo subito a vedere le tattiche. Quando parliamo del 4-2-3-1 parliamo sicuramente di una formazione storica dei titoli targati EA Sports. Ricordo ancora quando su FIFA 18 era la mia formazione preferita, con i quali sono arrivato a disputare i playoff di Amsterdam, il torneo prima del mondiale, quindi prestigiosissimo, e ricordo poi anche un po' il suo declino a partire da FIFA 19 con l'avvento del 4-4-2 o comunque di moduli stretti come 4-3-2-1 rombo, che permettevano scambi veloci che questo modulo si permette di fare, ma magari con un po' più di elaborato. Ricordo poi benissimo come negli ultimi anni Levi de Verde si sia fatto conoscere con questa formazione, nonostante insomma non fosse la più utilizzata, e quest'anno l'ha tuttora appunto giocata, riportandola un po' a quei fasti del passato. Andiamo a vedere le caratteristiche dei giocatori per posizione all'interno del rettangolo di gioco, partendo come al solito dai terzini. In questo caso terzini che devono fare bene principalmente la fase difensiva. Chiaro che una mano alla fase offensiva capiterà, che ci verrà data anche da parte dei terzini, però principalmente qui abbiamo due giocatori che devono mantenere la posizione e devono dare fastidio agli avversari quando vengono puntati, e soprattutto devono cercare di recuperare il pallone per poi far ripartire l'azione. Per i difensori centrali, al solito sapete che io prediligo sempre una coppia basata su un giocatore con il blocco plus e uno con il procione plus, anche se in questo caso Eder Militao non ce l'ha, ma è come se lo avesse, perché fa uno stile di gioco molto più basato sul recupero palla. Quello che ovviamente potete fare in base al vostro stile di gioco è anche adattarlo con un doppio playstyle blocco plus se magari siete un po' più passivi, o anche un doppio playstyle procione plus se siete un po' più votati al recupero palla. Per quanto riguarda i nostri due mediani, in questo caso, un po' come terzini, dobbiamo avere dei giocatori che tendono principalmente a coprire. Certo, se dotati di pieni buoni è ovvio che andiamo a mettere un qualcosa in più nel nostro centrocampo, però diciamo che in questo caso, se andiamo a mettere due giocatori che hanno dei buoni passaggi ma sono principalmente offensivi rispetto a dei gran finalizzatori, male non facciamo. Per quanto riguarda invece i nostri tre giocatori di supporto alla punta, abbiamo il COS, il COC e il COD. Per quanto riguarda il COS e il COD, al solito abbiamo bisogno di giocatori rapidi, meglio se dotati della quinta skill, ma fondamentale che sappiano finalizzare bene e soprattutto passare il pallone in maniera ottima, in maniera tale da poter andare a servire sia gli altri giocatori che arrivano a rimorchio, ma soprattutto la nostra punta che sarà lì davanti a battagliare e creare spazi. Per quanto riguarda il trequartista centrale, il COC, stesso ragionamento. Qui meglio ancora se abbiamo la quinta skill, ma soprattutto anche il 5 di piede debole, perché il trequartista è una posizione cruciale di questa formazione. Tante volte ci capiterà di rigirarsi su noi stessi per cercare di far perdere un tempo di gioco alla difesa e poi imbucare, e quindi è fondamentale che questo avvenga in maniera speculare con entrambi i piedi per evitare di sbagliare dei passaggi semplici. Sulla nostra punta, qui dipende un po' dal nostro stile di gioco, l'importante è che sia veloce, l'importante è che abbia un buon tiro. Meglio come al solito 5 skill e 5 di piede debole sono dei plus che ci prendiamo sempre, però qui potete scegliere sia magari un giocatore un po' più agilotto dentro l'area di rigore che si muova molto bene, o anche un giocatore un po' più fisico per andare in profondità con i doppi passi eccetera. Vi ripeto, dipende un po' dal vostro stile, anche perché con questa formazione si può tranquillamente arrivare sul fondo e piazzare dei gran cross per l'attaccante, per cui magari anche un giocatore con il playstyle del gioco aereo male non fa. Partiamo dalle tattiche e andiamo a vedere come al solito dapprima lo stile di difesa, uno stile di difesa che viene giocato su equilibrato, perché sapete bene che il pressing sul primo controllo, il pressing una volta persa palla,
palla quest'anno, con la pressione automatica che viene fatta, rischiano più che altro di creare dei buchi in mezzo al campo, così come il ripiega al contrario, una tattica che secondo me non ha troppo senso perché stanca troppo i nostri giocatori, rende più difficile le ripartenze e soprattutto ci fa abbassare un po' troppo all'interno della nostra area di rigore, dove quest'anno si soffre se non si è molto bravi. Quindi andiamo di equilibrato e gestiamo tutto quanto noi. L'ampiezza è 45, in maniera tale da sfruttare la larghezza di un modulo, il 4-2-3-1, che ci permette di avere due mediani stretti per coprire le incursioni centrali, e i tre giocatori di supporto alla punta, ovvero il COS, il COC e il COD, che vengono comunque a dare una mano e fanno una bella fase di schermatura sugli esterni dell'avversario. Ovviamente anche la punta poi va a fare la prima fase di pressing. Per la profondità si utilizza 67, ovvero un parametro intermedio che dunque non va né a sfociare oltre il 70 per avere una pressione ancora più avanzata, ma non è neanche una pressione troppo blanda, quindi siamo lì lì per avere una pressione massima, ma in maniera tale da non andare a tirare fuori i giocatori in posizioni nelle quali non vogliamo che essi si vadano a ritrovare. Per quanto riguarda invece la costruzione della manovra, al solito utilizziamo in attacco equilibrato, perché questi costrutti, costruzione lenta, manovra veloce e palla lunga con un modulo con il 4-2-3-1, secondo me non si sposano bene, e ovviamente guardando le tattiche di Levi de Verd la pensa anche lui così. Sulla creazione delle occasioni andiamo standard, come un po' l'equilibrato nello stile di difesa, con passaggi diretti. Passaggi diretti, una tattica che ci permette di far sì che i nostri giocatori siano molto propositivi e si facciano trovare pronti per scambi veloci che sappiamo poi essere utili per sorprendere i nostri avversari. Ampiezza 55, giocatori in area 5 e angolo e punizioni 2. Quindi dei parametri in questo caso su angolo e punizioni intermedi, né il 3 e nell'1. Quindi rimane in una via di mezzo. Per quanto riguarda le istruzioni invece, partendo dal portiere, come al solito andiamo a giocarci uscite sui cross e portiere fuori dai pali nel momento in cui avete un portiere forte. Per portiere forte intendo magari un Ederson, un Alisson, un Courtois, lo stesso Schmeichel, insomma portieri di una certa caratura, altrimenti su portieri un po' più scarsi evitate di mettere questo tipo di istruzioni perché rischiate di fare più guai che altro. Sui due difensori centrali lasciamo ovviamente come al solito tutto quanto predefinito, quindi non andiamo a toccare nulla, mentre sui due terzini, sia quello sinistro che quello destro, come vi dicevo prima in quella che era la schermata di selezione della formazione con le caratteristiche dei giocatori, mettiamo resta dietro in attacco e sovrapponiti, perché non vogliamo che si vadano a trovare in posizioni svantaggiose, vogliamo che coprano maggiormente la nostra area di rigore. Sui due mediani, stesso discorso, per quello che vi dicevo prima, utilizziamo resta dietro in attacco e copri al centro, quindi non lasciamo nessuno dei due, tra virgolette, sbloccato, libero di andare ad aggredire la manovra offensiva, perché non ne abbiamo bisogno, visto che la manovra offensiva è dominata dai nostri tre tenori a supporto della punta. E proprio a proposito dei nostri giocatori lì davanti, andiamo ad utilizzare sul COS e sul COG, sul COD entrambi resta in difesa, rientra in difesa, scusatemi, ed entra in area per il cross. Questo per quale motivo? Andremo a fare più densità all'interno dell'area di rigore, dunque andando a far sì che possiamo appunto anche crossare la palla, come vi dicevo in precedenza, e poi nell'andare a difendere praticamente andiamo a creare una situazione di 4-5-1. Questo per quale motivo? Perché anche il nostro trequartista gli mettiamo rientra in difesa, si andrà ad abbassare diciamo sulla linea dei mediani e risulterà un approccio molto molto più coperto. E in più questa cosa che fa rientrare il COC in difesa dà anche una gran mano per le ripartenze, perché tanti pensano di mettere rimani in avanti al COC, ma tante volte la palla, se il COC la palla non la viene a prendere, non gli arriva, quindi con il rientro in difesa abbiamo anche questa duplice fase di supporto nella nostra ripartenza. Per quanto riguarda invece l'attaccante, gli andiamo a mettere gioca largo, inserisciti alle spalle e rimane avanti. Perché gioca largo? Gioca largo glielo va a mettere il buon Levi per far sì che la punta non dia dei punti di riferimento e si vada ad attirare i difensori centrali sul lato per favorire la creazione di spazi centrali. Stessa cosa, l'inserisciti alle spalle per abbassare la difesa e il rimane avanti per rimanere lì davanti a dar fastidio alle nostre difese avversarie. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, so che tanti di voi aspettavano il 4-2-3-1 e fatemi sapere se queste tattiche le proverete. Io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao.